Ottimo. Buon pomeriggio amici di Quotidiano di Sicilia, benvenuti a questo nuovo speciale. Oggi ho il piacere di avere con me in collegamento video Antonio Bonaccosto, che è il presidente della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia ed anche colui che ha avuto il merito di riportare dopo ben 41 anni la pallavolo catanese ad alti livelli. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a te. Appunto, è di qualche giorno fa l'ufficialità da parte vostra di aver acquisito il titolo del collegio di questa società piemontese. Ecco, ma come è nata questa idea in voi? Ma l'idea è nata, diciamo, durante la partecipazione al campionato, ma soprattutto ai playoff. Ci sembrava un giusto percorso, un giusto cammino, dopo i playoff, pensare a un campionato che fosse stimolante e allo stesso tempo ci potesse dare quell'energia e quell'ambizione di cui penso tutta la provincia di Catania ha bisogno e merita. Esatto, è una scelta appunto sicuramente importante, una scelta che fa sì appunto, come detto in apertura, di portare nuovamente Catania ad alti livelli, ma adesso invece voi cosa vi aspettate dalla città? Ma ci aspettiamo che condivida il progetto, nel senso che io sono convinto che Catania abbia le risorse per fare la Serie A, per supportare la Serie A, che ci sia voglia di pallavolo, ma pallavolo di alto livello. È chiaro, è evidente che se faremo un buon campionato, la città sicuramente ci seguirà, ci supporterà, ci potrà dare ulteriore slancio per poi progetti anche più ambiziosi, più in avanti. Esatto, a tal proposito, sa già comunicare comunque a chi non vi conosce, a chi non conosce la vostra realtà, dove è possibile trovarvi e speriamo anche di venire a tifarvi nella nuova stagione. Ma diciamo ad oggi l'amministrazione comunale ci ha comunicato che il Pala Catania dovrebbe essere il nostro impianto. Martedì prossimo avremo una riunione con anche il responsabile, con l'assessore allo sport del Comune di Catania e anche con il responsabile CONI della provincia di Catania, il signor Enzo Falzone, che fungerà da tramite proprio per coordinare sia noi che la Saturnia, che è la squadra di A3 maschile. Quindi avremo probabilmente al Pala Catania sia la 3 maschile che la 2 femminile. Esatto, Quindi noi ci comunque auguriamo. una pallavolo sicuramente di buon livello, di gradimento, di piacevole vista. Esatto, stavo dicendo, noi ci auguriamo che comunque da qui all'inizio del campionato il Pala Catania sia pronto, perché sappiamo che attualmente ci sono dei lavori in corso per far sì che con la nuova stagione tutte le squadre che poi andranno a giocare lì potranno godere del massimo comfort. Invece volevo chiedere a proposito di futuro, quali sono adesso i vostri progetti futuri? Come si prepara una stagione di Serie A? La Lega di pallavolo Serie A è diciamo, come dire, un'entità abbastanza far parte di questa Lega è abbastanza complicato e allo stesso tempo stimolante. È chiaro che in questo momento stiamo predisponendo la stagione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista burocratico e o economico. Ovviamente come primo anno, quindi dal punto di vista sportivo, per noi sarà come dire, come neofita e neopromossa in questo campionato, è ovvio che per noi sarà un campionato di assestamento e l'obiettivo sarà la salvezza, se parliamo in termini ovviamente tecnici sportivi. Per chi invece sta guardando questa intervista e volesse avvicinarsi appunto nella vostra grande famiglia, dove è possibile trovarvi e come è possibile contattarvi eventualmente? Allora, noi diciamo continueremo ad allenarci a parte il Palacatania dove svolgeremo la partita e qualche allenamento, però la nostra casa continuerà ad essere con molta probabilità, stiamo definendo in questi giorni gli ultimi particolari, lo Sporting Battiati, diciamo la palestra dove si allena e dove è di casa la Gupe con cui noi abbiamo
instaurato, diciamo, un rapporto di gemellaggio e di fratellanza e di collaborazione. E quindi speriamo e contiamo di poter continuare a collaborare con questa realtà catanese, la GUPE, che è una realtà che a livello sportivo ha dato grosse soddisfazioni a Catania, specie a livello giovanile. Ricordiamo gli innumerevoli titoli regionali, sia provinciali che regionali. Quindi quella rimarrà per noi la nostra casa, lì svolgeremo il settore giovanile, che partirà con un progetto nuovo anche a livello di under 13, under 14, proprio perché vogliamo porre molta attenzione all'aspetto giovanile. Esatto, sicuramente l'aspetto giovanile, che poi è quello del domani, quindi un aspetto molto importante, proprio per questo mi ero permesso di farle questa domanda. L'ultima domanda, più che altro una considerazione prima di salutarci: qual è il messaggio che si sente di dare ai tifosi che purtroppo quest'anno non hanno potuto starvi vicino fisicamente, lo sono stati però comunque mentalmente a distanza anche? Speriamo che dal nuovo anno potranno tornare anche sugli spalti del Pala Catania. Cosa si sente di poter dire? Ma noi, diciamo, dal nostro punto di vista stiamo allestendo una squadra che speriamo sia all'altezza del campionato e soprattutto della gloria che la pallavolo catanese ha. È evidente che quello che chiediamo e quello che desidereremmo è che ovviamente un entusiasmo che i tifosi e i tifosi catanesi in particolare sanno dare, che spesso è stato in passato, anche nel passato meno recente, l'uomo in più, perché sappiamo benissimo che quando diciamo c'è entusiasmo attorno alla squadra, poi diventa difficile per gli avversari andare a giocare, andare a vincere nei campi siciliani e in particolar modo in quello catanese, che è sempre stato un campo caldo. E io sono certo di questa cosa, a maggior ragione che dopo 40 anni la gente potrà nuovamente assaporare la Serie A anche femminile qui a Catania. Io ringrazio il presidente Antonio Buonaccorso per questa chiacchierata, speriamo di vederci la prossima volta non dietro un PC ma proprio sul campo del Pala Catania, sul parquet del Pala Catania, per tornare a parlare di sport e quindi commentare la Serie A della Rizzotti Volley Sicilia. Sicuramente, grazie per l'attenzione e grazie al giornale per questa intervista. Spero di vedervi presto anche di persona.